Chi non raccoglie con Gesù disperde. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con grande gioia la parola di Dio che ci viene data dal Vangelo secondo Luca, capitolo 11, dal 15 al 26. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava, e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo e non trovandone, dice: «Ritornerò nella mia casa da cui sono uscito». Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Amen. Carissimi, continuiamo il capitolo 11 del Vangelo secondo Luca in un modo differente dai giorni scorsi, dove si parlava di preghiera del Padre nostro e della preghiera di intercessione, della richiesta. Qui abbiamo una situazione dopo la quale Gesù aveva scacciato un demonio e gli dicono la gente che è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che scaccia i demoni. C'era molta gente che non credeva in Gesù. Molti lo seguivano, ma tra la folla molte persone non credevano. Erano dubbiose, lo seguivano per curiosità, erano increduli. Anzi, addirittura volevano coglierlo in fallo. Gesù, conoscendo le loro intenzioni, fa un discorso molto forte, dove verso la fine dice: «Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio». Qualcosa che comunque quelle persone non potevano comprendere, ma noi cristiani che lo seguiamo possiamo capire. Gesù è colui che, mandato dal Padre, è venuto a scacciare i demoni con il dito di Dio. Significa che già 2000 anni fa è giunto a noi il regno di Dio. Questa è la buona notizia, questo è il Vangelo che dovrebbe accompagnarci ogni giorno della nostra vita. Ecco perché io con gioia tutto l'anno sono sempre qui dal mattino, dalle 5, quando pubblichiamo questi video, a portarvi la buona notizia. Innanzitutto, Cristo è risorto. Il kerygma, l'annuncio, che significa: Gesù Cristo ha già scacciato i demoni con il dito di Dio e in mezzo a noi è il regno di Dio. Questa è la buona notizia, quella che possiamo vivere e sperimentare quotidianamente. Ma quante volte siamo accerchiati da problemi, da situazioni di guerra, di difficoltà, di malattia, di tradimenti, di infedeltà, di fragilità umane, che diventano peccato
e diventano così forti da scoraggiarci, da farci anche disperare nella nostra stessa vita. Oggi il Vangelo è vivo, entra proprio nell'intimità della nostra anima, della nostra mente, del nostro cuore. E mi dicono: Luca, coraggio, vai avanti, non lasciarti scoraggiare dalle negatività che vedi e che senti, dal male che c'è nella tua vita. E a volte esce da te stesso questo male, perché Gesù è venuto per scacciare i demoni con il dito di Dio. E nella misura in cui noi apriamo il nostro cuore, Dio si manifesta. Nella misura in cui noi abbiamo fiducia, ecco l'inizio di questo bellissimo capitolo undicesimo di Luca. Padre nostro, ho fiducia in te. Santifico il tuo nome. Voglio, desidero che sia fatta la tua volontà, perché è il meglio per me, perché tu non mi abbandoni, perché tu sei al mio fianco. E il tuo regno è nella mia vita. E a volte nel pianto si chiama consolazione. Nei disagi, nella crisi si chiama pace, serenità. Nella malattia si chiama conforto e guarigione. Più avanti Gesù dice: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Mettiamoci bene in testa questa bellissima frase, espressione di Gesù. Se noi non raccogliamo con Lui, disperdiamo. Se noi non lo immettiamo nella nostra vita, al centro della nostra strada, nella via, non lo prendiamo con noi dal mattino alla sera, noi disperdiamo tanti propositi, tante nostre volontà di fare bene, di fare meglio, sono inutili, perché non c'è Gesù. Ma chi semina e raccoglie con Gesù non disperde. Allora oggi invochiamo lo Spirito Santo che ci dia quella forza, quel coraggio di affidare a Dio dal mattino stesso i nostri problemi, le nostre difficoltà, le situazioni irrisolte che l'uomo, i medici, la medicina e il mio lavoro non possono risolvere. Tutto è possibile a Dio. Questa è la fiducia che noi vogliamo avere. Vieni, o Spirito Santo, porta la tua luce nella mia vita, nel mio cuore e nella mia mente. Spirito Santo, voglio avere un cuore coraggioso che si decide anche oggi di affidare a Dio la mia famiglia, i miei pesi, le mie povertà, i miei insuccessi. Spirito Santo, donami occhi tuoi che sanno vedere al di là di ciò che è accaduto, di ciò che accade, delle mie tenebre, che sanno vedere al di là di questa ombra, di questa oscurità, che sanno vedere la tua luce, perché il dito di Dio in Gesù Cristo si manifesti nella mia vita e allontani da me il male. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, con gioia proclamiamo questo slogan: chi non raccoglie con Gesù disperde. E noi sappiamo che se seminiamo in Lui, raccoglieremo grandi frutti, oggi e tutti i giorni della nostra vita. Amen. Da domani questi video, commento alla parola, ve li proporrò dagli Stati Uniti d'America, precisamente da New York. Infatti sono stato invitato insieme ad alcuni membri della nostra comunità a partecipare a un congresso della Koinonia, della nostra comunità in America, nella parrocchia che abbiamo a Brooklyn. E successivamente avremo un'evangelizzazione e missione attraverso la musica come Shout Koinonia in alcuni luoghi dove la nostra comunità è presente, per una settimana. Grazie per avermi accolto. A domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto.
da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.